La Fabbrica dello Zucchero è una startup che nasce 4 anni fa a Rovigo grazie al contributo regionale. Fin dall'inizio dà vita al festival Tensioni Geografia delle Relazioni. Nei primi 3 anni ci siamo occupati di diversi temi. Nel 2019 ci siamo occupati di migrazione perché la domanda era molto urgente e le risposte erano assolutamente necessarie rispetto a un tema complesso. Il secondo anno, nel 2020, ci ha sorpreso la pandemia e quindi la geografia delle relazioni è stata una geografia all'interno di questo tema, in un periodo in cui tutte le relazioni, quelle soggettive e quelle extrasoggettive, si andavano ridisegnando. Il terzo anno abbiamo affrontato un tema molto complesso e delicato, quello dell'identità e del genere. Tutti noi esseri umani dovremmo unirci e aiutarci e non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. Quest'anno la domanda non è sicuramente meno impegnativa. Il tema di quest'anno affronta l'ecologia, i cambiamenti climatici e il futuro. Quale potrà essere un futuro all'insegna di tutti i cambiamenti che sono in atto? Come ogni anno cerchiamo di affrontare le domande che ci poniamo attraverso differenti linguaggi, quello artistico, quello della musica, della danza, del teatro, delle arti visive e attraverso approfondimenti scientifici che ci arrivano dal mondo della filosofia, della scienza, che ci aiutano a meglio comprendere la tematica che stiamo affrontando. Il tema è sicuramente molto complesso e il Festival Tensioni non vuole certo risolverlo in 2 giornate, ma semplicemente vogliamo accendere delle nuove domande, aumentare la curiosità e soprattutto cercare di offrire un momento di confronto e di informazione. Il Festival Tensioni vuole essere proprio questo, una finestra sul presente, una finestra sulla contemporaneità, una possibilità di incontrarsi e di dialogare attorno ai dei temi che riteniamo sempre più urgenti e indispensabili per comprendere meglio il nostro futuro.